Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo qui nuovamente oggi su PES 2016 e più precisamente nel My Club Hero to Division 1, come la volete, come cazzo volete chiamare, insomma. Che ragazzi, questo è il mio tabellone. Vedete, ho fatto 2 vittorie e 2 sconfitte e abbiamo 6 punti, quindi fra 3 punti riusciamo a salvarci e con 6 punti riusciamo ad andare in divisione 7. Quindi ragazzi, vediamo in questo episodio cosa riusciamo a fare, se almeno riusciamo a salvarci o facendo 2 vittorie andiamo direttamente in divisione 7, anche se la vedo un po' dura. Ok ragazzi, allora ci vediamo subito fra poco con il mio primo avversario del giorno. Ok ragazzi, eccoci qui con il mio primo avversario del giorno. Ha una formazione con Valbuena, Okaza e non si capisce chi, poi Ulloa, Leon, Buos. Insomma ragazzi, non ha giocatori molto famosi, però non mi fido comunque. Quindi andiamo a vedere come va questa prima partita. Ronaldo, pallone messo dentro, colpo di testa respinto. Poi il pallone che rimane lì, nulla da fare però. Poi perde palla, incredibilmente Lam. Pallone che viene ripreso da lui. Padelli para, senza troppi problemi. Lotta Sturaro, ha sbagliato tutto. CR7 al tiro, deviazione, incredibile. Pallone messo dentro, rimpallo. Nulla da fare, arriva il tiro, il gol. Il gol, 1-0. Passiamo in vantaggio, 1-0 per noi. Va, bella azione dell'avversario. Attenzione che se ne può andare da solo. L'avevo visto da solo l'avversario. Attenzione, pallone messo dentro. Miracolo di Leali. In qualche modo sono riusciti a cavarsela. Pallone dentro, attenzione a CR7. CR7 al pallonetto e del gol, 2-0. Grandissimo gol ragazzi, CR7 pallonetto, raddoppio. Qui CR7 ragazzi, mamma mia. CR7 allarga benissimo verso Lam, Lam dentro, Lam dentro, il cross, il colpo di testa, la palla che rimane, il tiro respinto, ancora il gol, il gol, gol alla Tatsum. Non ho visto neanche io come sono riuscito a segnare, ma sono riuscito a segnare quello che conta. Gol alla Tatsum di Isco, 3-0 per noi ragazzi. Questo è il replay, andiamo qui. Qua avete rimpalli casuali, qui tiro rimpallato, ancora rimpallo e c'è il gol, 3-0. Kolarov al tiro ed è fuori il pallone di un soffio ragazzi. Robert Lewandowski, tiro al volo bellissimo fuori. Doppio tocco ragazzi, un trofeo, e finisce qui il primo tempo 3-0 per noi. Primo tempo dominato. CR7 ancora, prova il tiro, bomba, parata del portiere, CR7. Pallone messo dentro, Caicedo. Sono qua ancora, pallone messo dentro, Caicedo, gol. Caicedo, gol, 4-0 per noi. Partita virtualmente chiusa. Siamo nei minuti di recupero, un minuto di recupero ha dato l'arbitro. Stiamo gestendo palla senza problemi e infatti ecco qui ragazzi, la partita è finita. Questa partita ragazzi dominata, 4-0 e ci siamo salvati. Quindi i primi 3 punti li abbiamo conquistati, saliamo a 9 e siamo salvi. Ora nel prossimo match cercherò di fare altri 3 punti per andare, poter già andare in divisione 7. Ci vediamo fra poco con il secondo match del giorno. Ok ragazzi, eccoci qui col secondo avversario. Come vedete c'ha una buonissima formazione con Alvaro Morata in avanti, poi Long e ISR del Real Madrid, poi Casemiro e Santi Cazorla, Miguel, Maxwell, Vermaelen, Boateng, Jerome, Gametz e Navas. Io ragazzi sto con la solita formazione che mi sono indicato di dirvi nel primo match, con Lewandowski, Ronaldo in prestito, Pereira, Isco, Suraro, De Jong, Kolarov, Godin, Mascherano, Lam e Leali. Non posso mettere Baggio e Ronaldo insieme perché la gestione degli allenatori, cioè di Iachini, non mi dà la possibilità di averli entrambi in campo. E quindi ragazzi andremo ad affrontare il secondo match con questa formazione. Lewandowski, pallone messo dentro, attenzione che abbiamo rubato palla con Isco ancora, Isco al tiro, parata, miracolo, ancora Isco, pallone che rimane lì e poi c'è l'autorete, incredibile errore dell'avversario. Passiamo in vantaggio, autorete, subito 1-0 per noi. Qua ancora, pallone messo dentro. E allora Cristiano Ronaldo ha visto dentro lo scatto di Robert Lewandowski. Robert Lewandowski al tiro, il gol, 2-0. Immediato 1-2 micidiale del Bologna Next Gen, signori. 2-0 per noi. Ora dobbiamo ottenere il risultato. Attenzione che se ne va ancora lui.
Fa ancora il tiro esterno della rete di Morata. Fa ancora il tiro, il gol, il 2-1 ragazzi, ha accorciato le distanze con Morata. Qua attenzione che gli è rimasta palla. Mettiamola. No ragazzi, ma guardate. No ragazzi, vicinissimo al gol, ma che ha fatto? No, ogni tanto ragazzi fanno cagate, con quali non so dare veramente, non so dare una spiegazione. Qua ancora le ali. Miracoloso poi il tiro a porta libera. Ragazzi, nulla da fare, veramente. Attenzione qua ora, che ce ne andiamo da soli con Cristiano Ronaldo. Al tiro il gol, immediato. 3-2. Ripassiamo subito in vantaggio. Dai cazzo. Non è messo dentro. Attenzione ancora CR7. Scatenato CR7. Il tiro, il miracolo. De Jong. Non ci posso prendere la porta libera. Ma come si fa? Manco con la convergenza i piedi si riesce a tirare in quella maniera. Peccato. Qua attenzione a Lewandowski. Lewandowski ha visto lo scatto di CR7 al tiro, il gol. L'avevo già vista dentro ragazzi, porca puttana, l'avevo già vista dentro. Ma bravo Nigel. Finisce il primo tempo ragazzi, un primo tempo molto molto intenso e molto bello. Siamo in vantaggio per 3-2. Ragazzi, lag assurdo, lag ancora, guardate, guardate qua ragazzi, è pareggio. Cioè ragazzi, ma si può giocare così? Ha laggato tutto. Ragazzi, io non so che dirvi a questo punto. Vabbè. Cioè, gol regalato dal lag. Vabbè. Io ormai non ho più parole per descrivere questi problemi qui. Attenzione qua ancora, 1-2, bellissimo Ronaldo, gol! Meritatissimo, ci riportiamo in avanti, 4-3, vaffanculo, si è lungo al lag. E allora Kolarov avanza. Kolarov la mette dentro, colpo di testa, il gol! 5-3, scusate. Lewandowski, 5-3, ci portiamo avanti di 2. Pallone messo dentro verso Pereira, che ha chiesto lo scatto. Pereira allora dentro, verso Lewandowski. Non ci arriva, ma c'è Cristiano Ronaldo, miracolo, Lewandowski, gol! 6-3 ragazzi, stiamo dilagando. 6-3 per noi, non sta succedendo nulla tranne questi gol. Attenzione qua che abbiamo sbagliato tutto. Facciamo uscire le ali. E viene fermato, non tira. La palla che rimane lì, poi il tiro, la parata. Ha sbagliato ragazzi, si è divorato il gol. Parte, prova la punizione, facile per le ali. Ecco qui ragazzi, allora la partita è finita, 6-3 per noi, due vittorie e quindi possiamo andare volendo in divisione 7. Ok ragazzi, allora questo è il tabellone, come vedete con le ultime due vittorie siamo saliti a quota 12 punti, quindi possiamo andare già in divisione 7 volendo, oppure abbiamo altre 4 partite di allenamento. Ora decido magari, o scrivetemi sotto nei commenti se volete vedere la divisione 7 direttamente, oppure se volete che continuo qualche altra partita di allenamento nella divisione 8. Allora ragazzi, prima di chiudere il video volevo ringraziare Gianni Cross e volevo ringraziare anche Game Player per avermi commentato e volevo ringraziare soprattutto Gianni Cross per avermi dato dei consigli utilissimi per migliorare su PES. Quindi grazie e spero che non rimanga l'unico o comunque uno dei pochi a commentare. Ragazzi, mi raccomando, confido in voi, commentate, aiutatemi a migliorare non solo su PES ma su qualsiasi altro gioco. Per me è molto importante avere sostegno da parte vostra con i vostri commenti, con i vostri like, visto che comunque vi porto un video al giorno e vi posso garantire che è un vero e proprio impegno. A breve farò il mio primo vlog sul canale per dirvi di alcune novità che ci sono già state e che porterò prossimamente. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto ovviamente lasciate like, come vi ho appena finito di dire mi raccomando commentate, condividete, se non avete fatto iscrivetevi al canale, fatelo conoscere anche ai vostri amici. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!